L'avventura. Pazzesco. Ecco una strada, eccola, scavata nella roccia. Sono state scavate a laser. Era impossibile che popolazioni di 4000 anni fa, 2000 avanti Cristo, fossero in grado di questa perfezione. Questo è il cavone, le famose strade che portano poi verso alla Civita Castellana. Ecco il mistero della civiltà dei Falisci, cugini dei Latini, solo che i Latini si stanziarono. I Latini erano più barbari, pastori, si stanziarono al di là del fiume Tevere. Loro rimasero dall'altra parte, tra appunto popolazioni latine di Alba Longa e quelle etrusche. E avevano una tecnologia avanzata. Erano in grado di tagliare la pietra con laser e creare questi solchi. Quindi lì si camminava e là passava l'acqua, in modo tale che se piovesse tanto si evitavano alluvioni e l'acqua veniva incanalata e andava giù dove c'è il torrente. È un'ingegneria molto elevata e queste sono popolazioni che si trovano qui già prima degli Etruschi. Ecco qua, questa è la fine della strada. Tutti quei canali di irrigazione, questo non si sa, sarà stato una guardiola, sarà stato un tempio, un sepolcro, non si sa cos'è, portavano poi qui, su questo torrente. In questa maniera si evitava che la gente che abitava qua sopra venisse legata dalle acque. Tutto veniva scaricato qua. Ecco lì, lì c'è la strada e parallelamente alla strada quello era un torrente che poi sfociava qua. E questo torrente, quello principale, che poi diventa una cascata lì a Nepiti, è rimasto tale e quale a oltre 4000 anni fa.